All'interno del Museo Malatestiano di Fano sono state presentate alla stampa le 6 lastre in rame acquistate dall'amministrazione comunale relative ad alcune scenografie di Giacomo Torelli. Nato a Fano nel 1604, Torelli fu uno dei più importanti scenografi e scenotecnici del Seicento, protagonista del teatro barocco a livello nazionale ed internazionale e attivo nella corte parigina di Luigi XIV. Uomo colto e di capacità inventiva, divenne famoso per i suoi macchinari che modificavano le scene sotto gli occhi stupefatti degli osservatori. Inoltre, espresse il suo genio anche nell'intuire l'importanza di pubblicare attraverso le incisioni le immagini delle sue invenzioni sceniche. Le incisioni svolgevano un doppio compito, quello di conservare la memoria delle sue scene e di diffonderle in modo ampio. Le lastre si riferiscono a due melodrammi in particolare, La finta pazza, messa in scena nel 1654 a Parigi, e Le nozze di Peleo e Teti, anch'esse rappresentate a Parigi e che hanno rappresentato due momenti topici della carriera del Torelli e ne hanno celebrato appunto l'importanza a livello internazionale. Le lastre sono incise con la tecnica dell'acquaforte e quindi sarà poi nostro compito cercare di effettuare delle ristampe anche in numero limitato in modo tale da poter riottenere in positivo le immagini di queste bellissime scenografie in cui appunto il maestro Fanese era, come veniva denominato all'epoca, gran mago. Il Torelli realizzava infatti delle scenografie che erano mirabolanti, spettacolari e grazie a lui si erano messe in atto delle novità importantissime che riguardavano appunto la scenografia nel teatro seicentesco. Le lastre furono realizzate da importanti pittori e incisori dell'epoca, tra cui il celebre Nicolas Cochin, Stefano Della Bella, Israel Silvestre e Antonio Calabresi. L'amministrazione Fanese ha accolto fin da subito la proposta del precedente proprietario delle opere, in quanto queste sarebbero andate ad arricchire e a completare la sezione torelliana del Museo Malatestiano. Giusto che la città dedichi attenzione e acquisisca un patrimonio importante per valorizzarlo. Con queste 6 nuove lastre che si uniscono alle 3 già di nostra proprietà, andiamo appunto ad arricchire questo patrimonio. Abbiamo già 12 dipinti, 2 autoritratti, eseguiti proprio dallo stesso Torelli. Grazie anche al nostro illustre antiquario fanese Romolo Eusebi abbiamo avuto questa opportunità. Sarà nostra cura poi dedicare uno spazio attento, in seguito renderemo disponibile e visibile anche alla città questo patrimonio, ma sicuramente entro l'anno dedicheremo anche un momento di approfondimento scientifico su tutto questo patrimonio.